Allora se mia sorella aspetta, io cambio perché ora finché è una roba che non mi tocca a me, ma no, però se dice che mia sorella aspetta un attimo, oh, non è che, e anche qui non parlo a caso, posso portare benissimo un esempio, io poi appartengo all'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, quindi io conosco qui tra il pubblico, tra la sala ci sono persone che io penso di si sia stretto il cuore, chiedo sempre scusa quando racconto queste cose. Perché probabilmente loro stanno vivendo alcune scene. Allora, com'è di quei ragazzi che quando ti pestano te i piedini, dici no, io l'ammazzo, faccio come quel papà là. Chi è stato? Chi è? Di chi è la colpa? Ecco perché noi abbiamo l'obbligo morale di metterci tutti assieme e tutti rompere le palle a fare informazione. Perché sennò rischio di tirar su una bravissima classe, precisa, perfetta, e tutto il resto no. E magari questa classe, precisa e perfetta perché è stata informata, è stata educata, azzerare completamente il suo lavoro. Quindi se io sensibilizzo il genitore, stasera che tu esci, io ti guardo e ti dico, amico, prima ha detto il vicequestore, il momento delle raccomandazioni è finito. Io come prima pagina metto una frase di Epicuro, riprendo una frase di Epicuro che fa un elogio al libero arbitrio, che poi è il fattore X, che poi è ancora tu che guidi, tu che decidi quanto bere, tu che decidi se farti una canna, tu che decidi se esagerare, tu che decidi se farla o no questa folle corsa, perché ci stavo pensando ieri mentre correvo, non arriverà la macchina che farà tutto lei, no? Ci siamo, guida, parcheggia, parla al telefono, che non ci sarà più bisogno del fattore X, ci arriverà tra qualche anno, però per adesso no. Per adesso, se decido di fare un semaforo giallo-rosso, lo decido io. Se decido di esagerare con l'alcol, lo decido. Se una canna non si rulla da sola. Ma quando mi dicono i ragazzi, prof, ma per una canna non si muore, non è morto nessuno per una canna. Però io ti dico, però tu quando fai una canna non sei presente al 100%, me lo confermi, perché scialli, sei sciallato. Se no non ti faresti neanche una canna, no? Se non lo fai per sciallarti. Eh sì, sono sciallato. E quando sei sciallato sei in grado di guidare come guideresti qualora no. E se tu non guidi come dovresti? Quanto viene semplice quell'impennata fatta da Andrea? Quanto è. E il risultato qual è? Perché poi la frase è fatta, è inutile piangere dopo. Che sapete, non si ripetono mai, sono frasi fatte, sono luoghi comuni, ma è così. Perché quando io poi porto in caserma, Andrea piange e mi dice: ma io non volevo, certo che non volevi. Se no, omicidio volontario, no? Certo che non volevi. Certo che se io da padre ti guardo, ti vedo su una sedia a rotelle e dico: è finita. E sto lasciando perdere Elena, eh? È finita. Mi spiace che non ci siano delle testimonianze dei disabili, con noi vengono spesso con le mie relazioni quando il pubblico è tanto. E c'è una mia carissima amica Nicola che un giorno mi ha detto una giornata del pedone che facevamo dove c'è la fiera, dove ci sono le giostre. Mi ha detto bisogna andare in bagno, mi accompagni, sedia a rotelle. È un po' pazzo, ogni tanto mi fa le trovate, no? Anche il pubblico quando parla, arriva al bar e la prima cosa che gli chiede la barista. Ma in questo bagno c'è la turca o il water? Anche io guardo lì e dico, cioè, con tutte le domande che puoi fargli, ah? Perché non c'ero arrivato, non avevo ancora fatto il gioco delle parti, non c'ero io su quella carrozzina lì, c'era lei e lei sa. La barista le sorride e le dice, non preoccuparti, c'è il water. Allora lei trick e track con la sua, col suo beauty, disinfettante, non disinfettante, salviettere, pulisce il water e si arrangia a far pipì. Quando esce, io gli dico: scusate, non sono ci fosse stato il water? E mi guarda e dice: facevamo assieme io e te? Come facevamo assieme io e te? Se tu ti mettevi con le braccia così, io l'uso delle braccia ce l'ho, mi aggrappo, dopo che mi hai calato i pantaloni, e assieme ci accucciamo. E quando tu ti risù perché io non sto più in piedi. Questa è Nicola. Un altro ragazzo che viene con noi, mi spiace che oggi non ha potuto esserci, estrae un catetere lungo così e lo fa girare.
Dice, io sono paralizzato da qui in giù. E se non voglio rischiare di farmela addosso, devo autostimolarmi ogni 2 ore. Questo vuol dire ti cambia la vita. Se io poi vado ad analizzare cos'è che ha portato tutto questo dolore che vi sto tirando addosso, e tecnicamente ragiono su quell'incidente, cosa ha fatto Andrea? Si è fatta una canna, ha bevuto un po', lo fanno tutti il sabato sera, ha fatto un'impennata. Sì, magari non era proprio, era un po' sciallato, non ha capito che mettendo giù la ruota davanti con 2 pesi, il motorino magari non rispondeva come si aspettava lui. Sì, si è spostato un po' di là arrivava la macchina, un incidente. Sfiga. Merli dice sempre, e cancelliamo la parola sfiga, destino, incidente, nella tragedia stradale. Perché se io non avessi bevuto e non avessi fumato, magari, uso tutti magari col beneficio del dubbio che li concedo, magari non avrei osato così tanto. Se avessi avuto il casco, magari Elena la testa non se la sarebbe rotta, o almeno così forte, almeno in quel posto. Magari se invece di impennare avessi tenuto la ruota giù, non avrei invaso l'altra corsia. Tutta una serie di magari che tradotto per pulizia stradale vuol dire 5 infrazioni del codice della strada. Il codice della strada, ragazzi, non è un escamotage da parte del legislatore per rompere i coglioni, scusatemi i termini, a chi va sulla strada. Perché l'articolo 1 del codice della strada dice che è un insieme di norme, di regolamenti che servono per salvaguardare l'incolumità fisica. E se non avete bene presente il concetto di incolumità fisica, pensate a Roberto Merli. Pensate a quella mamma lì. Quando io arrivo, prima l'ha detto bene la dottoressa Barra, quando io arrivo e sanziono, ho perso. Perché non ti ho fatto capire prima che quell'atteggiamento poteva farti male. E poi, come dico sempre, quando ti succede una tragedia di questo tipo e torni a casa, è roba tua. Gli altri ti hanno pacca sulla spalla, hanno pianto un attimo con te, ma se ne tornano la loro vita. Sei tu Roberto che torni a casa e dici lì, in quella c'era una persona che oggi non c'è più, la cosa più importante. Io qui termino il mio intervento dicendo ancora grazie per chi ha avuto il coraggio di mettere in scena questo argomento. Grazie per tutti quelli che hanno contribuito, che hanno partecipato a, e un grazie ai ragazzi che sono rimasti attenti fino alla fine. Grazie.